Nonostante la neve, vediamo che siete numerosi, questo ci fa piacere. Buongiorno a tutti, potremmo anche iniziare. Allora, questa è la è una prima riunione sul PGT che abbiamo organizzato, giusto per far conoscere cosa stiamo facendo. Allora, innanzitutto una piccola cronistoria. Voi sapete che avevamo prima un architetto incaricato per il PGT con il quale abbiamo trovato un accordo per sciogliere questo tipo di collaborazione e riniziare il tutto. Grazie all'intervento presso gli enti comprensoriali abbiamo anche trovato, buongiorno, prego, abbiamo trovato anche un contributo economico straordinario del BIM di 45.000 euro che ci ha permesso di iniziare tutta la procedura e fare una gara alla quale ci teniamo a sottolineare che hanno partecipato circa 35 studi di progettazione. Da questi 35 studi di progettazione sono stati estrapolati 10 professionisti ai quali abbiamo chiesto un'offerta economica e anche un metodo di studio che volevano applicare per il nostro PGT e alla fine il progettista vincitore è il signor Rubagotti, che è quel signore con la barba, l'architetto Rubagotti. Io mi scuso se magari non sono sempre formale in queste cose, ma tra voi tecnici ci tenete a sottolineare questa cosa. Ovviamente grossa parte della discussione di stamattina la impronterà Rubagotti. Noi come giunta abbiamo individuato degli indirizzi che sono stati conferiti in una delibera che adesso magari Bassi vi leggerà. Sostanzialmente comunque gli indirizzi individuati dalla giunta sono quelli che erano stati poi presentati nel nostro piano di governo, sul nostro anche programma elettorale. Dunque non ci siamo scostati da cose che la gente non conosce. Pertanto, se vogliamo dare magari una lettura personificabile a questi indirizzi, sarebbe opportuno farla e dopo lasceremo la parola a Rubagotti, il quale illustrerà per sommi capi che cos'è il PGT, gli indirizzi generali e ovviamente quello che sarà il metodo di lavoro che l'amministrazione da qui teoricamente a gennaio 2013 dovrà affrontare, perché abbiamo fatto un cronoprogramma di quello che dovrebbe essere l'iter del nostro PGT. Se siamo bravi, anche perché la normativa ce lo impone, noi dovremmo arrivare a gennaio 2013 con il PGT approvato, pubblicato sul BURM. Ce lo auguriamo, approvato in modo da poter essere utilizzato. Ovviamente sapete tutti che è uno strumento importante, può rappresentare il fiore all'occhiello dell'amministrazione e noi ce la metteremo in tutta per rispettare i tempi, rispettare anche tutte quelle che sono le indicazioni e le esigenze dei cittadini e compatibilmente con tutti i paletti che troveremo ovviamente. Ci aspetta un anno di lavoro molto intenso, noi ce la metteremo veramente tutta per fare in modo che sia valido il lavoro che poi sarà prodotto. Sicuramente ci fa piacere vedere una partecipazione così massiccia delle persone. Questo vuol dire che è un tema molto caldo, molto sentito, molto caro ai nostri concittadini. Dunque ci auguriamo che questa partecipazione non sia solo di questo momento, ma che ci sia sempre anche nelle prossime riunioni quando rifaremo. Grazie. Se tu sei d'accordo, gli indirizzi poi li possiamo vedere magari dopo. Intanto
metodologici dà un quadro un po' più complessivo di quello che è la normativa, cosa prevede e come intende impostare un po' il lavoro. Così magari ne parliamo dopo, prima di aprire un po' di... Ci vedete, dobbiamo spingere questa luce. Va bene, il direttore Fagotti di Brescia ha preparato alcune slide di presentazione di quelli che sono poi i concetti principali del PCT e anche di quello che sarà il lavoro che lui dovrà preparare, diciamo, nella fase preliminare per poter poi fare quello che è l'elaborazione del piano sulla base anche di quello che uscirà da queste assemblee. Adesso la parola a lui in modo che comincia già a esporci un po' le sue indicazioni di carattere generale. Grazie, buongiorno. Prima di iniziare a vedere le slide, una premessa: l'assemblea di oggi è una volontà dell'amministrazione di instaurare un nuovo rapporto con i cittadini, però non si configura che ci sarà una presentazione necessariamente, visto che ci stiamo abbiamo iniziato a lavorarci da qualche settimana sul prossimo piano, non ci sono ancora elementi da presentare nel merito, però non è un passaggio previsto dalla legge rispetto per esempio al processo di valutazione ambientale strategica. È un ulteriore elemento di partecipazione che l'amministrazione ha voluto fornire ai cittadini che ci trova come tipo di progettazione, ovviamente concordi in quanto gli elementi di partecipazione e di ascolto delle esigenze dei cittadini, al di là della forma tipica dell'osservazione della distanza, che dove uno, nella stragrande maggioranza dei casi, legittimamente propone e fa presente alcune questioni di carattere strettamente personale, ripeto, legittime, ma questi momenti di partecipazione sono momenti in cui si cerca di ragionare più sull'impostazione generale dello strumento urbanistico e soprattutto su come oltre agli amministratori anche i cittadini vedono il futuro del proprio paese, perché poi il PCT è lo strumento che in qualche maniera detta le regole e individua gli obiettivi dello sviluppo non solo urbanistico, soprattutto con questo passaggio del piano regolatore che adesso nel merito attraverso la presentazione con le slide, si entra nel merito anche di questioni che sono di carattere economico, sociale e soprattutto legate ai servizi. Questa prima presentazione, cioè la presentazione di due parti, una parte di carattere normativo, la seconda più relativa a che cosa dobbiamo fare e su che basi e con quale metodologia dobbiamo procedere col lavoro. Questa prima annoierò probabilmente chi si occupa di urbanistica o conosce un po' la materia, perché sono cose che si sentono dire da 2005 ad oggi, quindi ormai da quasi 7 anni, però sono necessarie, soprattutto per chi non è nel mestiere, per capire le nuove regole del piano di governo del territorio, che in alcuni aspetti sono molto diverse rispetto al vecchio piano regolatore. Quindi una breve cronistoria dei contenuti, cerco di essere il più sintetico possibile. Se ci sono degli aspetti che intendete che arrivo a approfondire, basta che me lo diciate e ritorno sul punto e possiamo approfondire il tema. Questa è una brevissima cronistoria di cosa è successo nella normativa, nel senso che la legge urbanistica che ancora oggi governa il regime dei suoli in Italia è la legge del 1950 del 42, poi sono state una serie di ulteriori normative e soprattutto di carattere regionale, ma la legge base, la legge quadro, è ancora quella del 42, quindi stiamo parlando di un quadro avanti, si discute della riforma della legge urbanistica, ma ancora il punto di riferimento è la 1950. Due passaggi fondamentali che sono avvenuti
Il primo è nel 68, il decreto interministeriale 1944, che ha introdotto il concetto di standard urbanistico, perché quindi dice qual è la dotazione minima di servizi, scuole, parcheggi, verde per pro capita per abitante, perché di questo concetto non esisteva. E l'ultimo passaggio legislativo di carattere nazionale molto importante è il decreto del 72, in cui sostanzialmente la competenza urbanistica è stata delegata, fatto salvo i punti fondamentali della legge nazionale, alle regioni. Quindi nel 75 la regione ha emanato la legge regionale, che è quella che, su cui si sono formati tutti i cani regolatori della regione Lombardia, che era la 51, sono state poi introdotte due normative che in qualche maniera hanno anticipato i contenuti della legge 12. Una è la 9 del 99, che è quella che ha introdotto i programmi dell'affittamento, cioè che introduceva il concetto che non è più solo il comune che decide cosa succede sul territorio, ma c'è un'interlocuzione tra esigenze di privati e indirizzi dell'amministrazione, quindi un dialogo, la cosiddetta negoziazione urbanistica. E poi la legge 1/2000 del 2000, che ha fatto un'ulteriore delega, cioè la delega è passata sul controllo degli strumenti urbanistici dalla regione alla provincia. La 51 del 75 introduceva il piano regolatore generale, e il piano regolatore generale era approvato dalla giunta regionale. Il primo passaggio fondamentale, che è importantissimo, che fa la 12, cambia il nome, piano di governo territoriale PGT, ma ancora è una questione di poco conto. Dice che il PGT è approvato dal Consiglio Comunale, non dalla Giunta regionale. Quindi c'era un concetto di delega territoriale, con un passaggio fondamentale, che è il parere di compatibilità del PGT. Il PGT è il piano territoriale di ordinamento provinciale, cioè in parole banali e poche, il piano regolatore della provincia che detta alcune regole, e il nostro PGT, quindi il PGT dei comuni della regione Lombardia, devono dimostrare di essere conformi alle indicazioni della provincia. Quindi è l'unico vero strumento di controllo sopra un comune che esiste in questo momento, oltre ad altri che sono di carattere più meno cogente, più magari di carattere formale. Il piano di governo territorio, altro aspetto di forte diversità rispetto al vecchio piano regolatore, è che è formato da tre diversi documenti. Il piano regolatore è un documento unico, c'era la tavola di aggiornamento e c'era una norma tecnica chiuso. Il piano regolatore del territorio è formato da tre documenti: il documento di piano, il piano dei servizi, il piano delle regole, che tutti e tre vanno a disciplinare alcuni aspetti del territorio in maniera molto diversa. Il PGT, come dicevo, è inoltre soggetto al parere del contenimento delle incompatibilità del PGT, e quindi nella seconda parte della presentazione vedrete che entro già nel merito di alcune indicazioni abbastanza cogenti che dà la provincia, sulle quali dobbiamo da subito confrontarci, perché altrimenti se andiamo in contrasto con quelle, alla fine c'è qualcuno che ci dice che il nostro PGT non va bene. Alla valutazione ambientale strategica, che è l'altro grande elemento di novità, cioè è un processo che avviene durante la formazione, non dopo, durante la formazione del PGT, anche attraverso questi tipi di incontri, per valutare in maniera il più possibile scientifica la compatibilità ambientale delle scelte che il PGT introduce. E a questo tavolo, la valutazione ambientale strategica, oltre ovviamente a chi sta predisponendo il PGT, che è il comune, e oltre ai cittadini e alle associazioni presenti sul territorio, intervengono tutti gli enti competenti, la MAS, la LARPA, la comunità montana, tutti che hanno in qualche maniera qualche influenza sul territorio. E lì si entra nel merito, si discute, si possono introdurre modifiche, mitigazioni, compensazioni, e valutare prima dell'adozione appunto se le scelte sono compatibili dal punto di vista ambientale. L'ultimo aspetto, che è un aspetto strettamente tecnico ma molto importante, è questo adempimento di quell'articolo 3, che in soldoni dice che tutte le informazioni, che sono una mole abbastanza consistente, poi dobbiamo vedere quali sono i dati dei lavoranti,
si capisce subito che non si parla più di una tavola di aggiornamento della norma tecnica, ma un progetto molto complesso. Tutte queste informazioni devono essere codificate, devono essere messe a disposizione sul sito della Regione Lombardia, perché devono essere consultabili e scaricabili da chiunque. E tutto quello che viene costruito e viene detto sarà perfettamente consultabile da chiunque in qualsiasi momento. Questo è un passaggio di semplificazione, visto che in questi giorni se ne parla molto, che la Regione Lombardia ha fatto e che è estremamente importante. Qui molto velocemente quali sono i contenuti innovativi della legge 12 del DGT, che è un piano cosiddetto seconda generazione con la separazione tra parte strutturale e parte operativa, cioè tra le scelte di carattere generale e le scelte invece minute di cosa si può fare un singolo lotto per capirci. Introduce nuovi concetti urbanistici molto importanti, che sono quelli per la compensazione, incentivazione, negoziazione e preservazione strategica, che poi vi illustro più del dettaglio dopo. Si passa da un concetto di zoning funzionale, cioè di azzonamento, a un concetto di governo del territorio, quindi c'è anche il concetto della interrelazione tra il privato e il pubblico, che prima non c'era, o quantomeno c'era ma non era codificato dalla legge, avveniva in maniera più o meno segreta. Adesso quello che succede sul territorio, le operazioni sul territorio sono codificate dalla legge e possono essere concertate e essere messe alla luce del sole. Non c'è più nulla di accordi, anche assolutamente non deve essere oltre il cielo, che avvengono però in maniera non ufficiale, perché non c'è una legge che dice che puoi farli. La legge dice puoi farli, anzi devi farli. Ci sono alcuni aspetti di complessità e di limitazione che sono questi, che è una legge pensata principalmente per le grandi città, infatti poi entrerò nel concetto della situazione del comune di Ossimo, in cui alcuni concetti sono ridondanti e difficilmente applicabili. Viene data maggiore importanza alla parte attuativa rispetto a quella pianificatoria, di carattere generale, e poi è altro aspetto importantissimo, viene dato un ruolo di programmazione anche finanziaria, cioè tutte le previsioni che saranno messe nel DGT non restano previsioni sulla carta e vediamo quello che succede. C'è tutta una parte che poi è quella contenuta nel piano dei servizi, che è uno di questi strumenti per cui è composto il DGT, in cui bisogna dimostrare che tutte le scelte hanno una copertura e una sostenibilità finanziaria, bisogna anche dire queste opere come vengono realizzate. E questo è un aspetto che introduce aspetti sia di professionali nostri ma anche di consapevolezza politica estremamente importanti. Altri aspetti di necessità e potenzialità, appunto questo sito, il sistema informativo territoriale, che appunto come dicevo, la possibilità di condivisione fin da subito di tutte le informazioni anche digitali fornite dal PGT, un contenimento dei costi di lavorazione e gestione dovuto al fatto che una volta che non è che si spendono dei soldi per fare un documento che poi resta dentro su qualche carta all'interno di un fattore, questi soprattutto la parte propedeutica e di studi di carattere ambientale e urbanistico sono poi documenti che vengono sfruttati e quindi vengono fatti in qualche maniera poi riutilizzato e non buttato nel cestino. Appunto la necessità di verificare la fattibilità anche economica delle previsioni, c'è un'occasione, anche questa modificata dalla legge, cosa che prima non c'era, di valutare il vantaggio pubblico per chi mastica di edilizia urbanistica, è il concetto di standard di qualità aggiuntivo, cioè si dice si possono fare alcune operazioni ma si negozia qual è l'interesse pubblico in cambio della trasformazione urbanistica che avviene dal suolo. E poi vabbè, la necessità di valutare anche il livello sovracomunale. Un documento di piano, che è il primo documento, che è quello più importante, che è il documento che è soggetto a valutazione ambientale strategica, mentre gli altri due non lo sono, ed è soggetto a attività critici, mentre gli altri due non lo sono. È un piano che è stato chiamato il piano del sindaco, perché ha una durata di 5 anni e è la traduzione degli indirizzi politici e amministrativi all'interno del PCT, le scelte strategiche. E qui sono un po' la sintesi di quali sono i contenuti, cioè individua gli ambiti di trasformazione, valuta
la compatibilità economica, la fattibilità economica, verifica la coerenza sovracomunale, individua se ci sono concetti nuovi di compensazione per equazione, fa le scelte strategiche più importanti sul territorio. C'è poi il piano dei servizi, che è un piano di settore che non ha termine di validità ed è sostanzialmente un piano specifico sui servizi pubblici esistenti di progetto relazionati rispetto alle previsioni di piano, quindi si va a verificare quali sono, se c'è una dotazione adeguata di servizi, e nel caso di Ossimo, come tutti i comuni, chiamiamoli di montagna o media montagna, in cui c'è stato negli ultimi anni un evidente problema di spopolamento e quindi di sostenibilità dei servizi, e penso che questo sia un tema molto sentito per i cittadini, il verificare come le scelte urbanistiche possono in qualche maniera anche essere coerenti con un piano dei servizi forniti è fondamentale. Le novità sono del piano dei servizi rispetto alla vecchia legge, sono sostanzialmente il concetto che la verifica non è sulla dotazione di servizi, non è più solo quantitativa, cioè tot metri quadri per abitante, ma qualitativa, si va a vedere che tipo di servizio viene fornito, se è adeguato o non è adeguato. E la seconda, oltre ad altre che però adesso sorvolo, è che i servizi possono essere erogati anche da privati, tramite convenzionamento col comune, anche questo è un passaggio non di nuovo conto. Il piano delle regole, in grande sintesi, è il vecchio piano regolatore. Razionamento del territorio, norme tecniche, era l'esclusione dell'area di espansione, quindi quello che va a governare limitatamente dall'intervento sull'edificio del centro storico a quello che posso fare, l'ampliamento che posso fare a casa mia, e le distanze che devo mantenere e quant'altro. Iter di approvazione del governo del territorio è cambiato anche questo, dopo l'adozione del consiglio comunale che avviene dopo aver espletato quella procedura di VAS che è. Poi un altro tema che affronteremo credo in maniera diffusa nel prossimo incontro, che ha delle sue tempistiche ben precise e che sono anche abbastanza consistenti, perché sommando tutti i passaggi di messa a disposizione dei documenti per la VAS, per la priorità strategica, solo di deposito dei documenti parliamo di mesi, senza il tempo di discussione, di prepararli, eccetera, eccetera, solo per far sì che la gente possa consultarli e poter dire quello che vuole. Pubblicati gli atti dopo l'adozione, vengono trasmessi alla provincia per l'ottenimento per le compatibilità di TCP, vengono, c'è la famosa tempo per osservazioni, 30 giorni per la visione e possibilità di fare osservazioni da parte dei cittadini sulle scelte del PGT, entro 120 giorni da quando noi trasmettiamo i documenti alla provincia, la provincia emette il parere di compatibilità del TCP, che solitamente lo emette il 121esimo giorno, ma solitamente di più perché diventano dei termini e ci stai solitamente nei 150 giorni, questo ve lo dico perché è un dato ormai scientifico. E c'è un passaggio fondamentale, dalla data di adozione, ovvero dalla pubblicazione della delibera di adozione, ma per semplificare, da quando io adotto il PGT a quando lo devo approvare definitivamente possono passare più di 150 giorni, solitamente ne passano 145 perché prima non si riesce perché si aspetta per le compatibilità del PGT, ma non posso andare a 150, metto oltre 150 giorni, cioè quando parte il treno non si ferma più, perché se io non approvo definitivamente entro 150 giorni devo ricominciare da capo, tutti gli atti sono nulli e quindi bisogna riadottare tutto, rifare la base, eccetera, eccetera. E quindi quando l'amministrazione parte e decide di fare gli atti formali non può più tornare indietro, perché sennò penso venga pubblicamente linciata dai cittadini, perché è un percorso che poi non si può fermare. Questi sono alcuni aspetti che sono i tre temi su cui è competente la provincia, che sono le questioni paesaggistiche, le questioni legate alle grandi infrastrutture di mobilità di carattere sovracomunale, che non è un tema che riguarda in particolare Ossimo, e la tutela dell'area a rischio idrogeologico e sismico e l'individuazione degli ambiti agricoli.
questo è un tema molto dibattuto in questi, in queste settimane, in questi mesi, nel senso che la provincia sta, non so se l'ha già fatto, sta facendo, sta revocando la delibera che aveva già fatto, però è un tema molto disciplinare che non, è, non penso sia di interesse così diffuso per i cittadini. Altro aspetto, il BTCP fa una valutazione per valutare la compatibilità del nostro PGT rispetto al concetto di consumo di suolo, cioè dice tu hai un tot di suolo urbanizzato, hai un fabbisogno dato dalla tua popolazione che è la domanda endogena e tu potresti urbanizzare, fare un nuovo suolo urbanizzato e tenete conto che per suolo urbanizzato si considera qualsiasi trasformazione del territorio, cioè una lottizzazione di carattere industriale, per fare un esempio, ha lo stesso peso di un parco pubblico, identico, qualsiasi cosa che trasforma il suolo agricolo. Se tu superi questo, cosa che succede nel 100% dei casi, non ho visto BCT, è rimasta una domanda endogena perché il metro di calcolo che c'è nel BCT è stupido e sbagliato, questo lo dico tutte le volte, non lo vedi. E quindi qualsiasi previsione viene fatta si rientra in una domanda di tipo esogeno, cioè si fanno delle previsioni che non sono solo per dare bisogno alla popolazione residente e ai figli che si sposano, ma che hanno ragionamenti che vanno a coinvolgere anche un ambito territoriale più ampio. Questo vuol dire che si siede con la provincia e si concerta con la provincia e allora la provincia entra nel merito di quei tre temi, quattro temi che vi dicevo prima. Questo è il metodo di calcolo del suolo urbanizzato che qua tecnicismo però vi ho spiegato in sintesi quali sono i concetti. Ecco, questo tema molto interessante, che è il tema della compensazione per l'inversione e incentivazione, che sono i nuovi temi introdotti dal 12. Compensazione si intende l'attribuzione dei diritti edificatori in cambio della cessione gratuita al comune di area per l'attribuzione di servizi pubblici di interesse pubblico. Premessa, quello che vi dico è letteratura urbanistica, non sono le scelte fatte dall'amministrazione. Si possono applicare questi concetti come si possono applicare? Molti, quasi sempre non vengono applicati perché poi sono anche di difficile gestione, però è un tema sicuramente di cui bisogna ragionare. Questo vuol dire che se io individuo le aree servizi pubblici, che sono ovviamente di proprietà nuove di qualcuno, fino a ieri si espropriavano e il discorso era finito. Adesso la cosa particolarmente antipatica per un amministratore è soprattutto per il cittadino che viene espropriato. Adesso la legge ti dà la possibilità di dire sì, è vero, io ti metto sulla tua area la possibilità di realizzare un scheggio di una. Però in cambio ti do una capacità edificatoria che puoi spostare da qualche altra parte. Per la perequazione, in sintesi la perequazione è un concetto per cui prima succedeva proprietà mia a fianco alla proprietà dell'ingegner Bassi, il PRG individuava la mia area qualificabile, la sua come agricola, io ero ben fortunato perché la mia area valeva 10 volte tanto e lui era sfortunato perché non era fare. Sempre che non gli mettessero l'area servizi pubblici, se no glielo portavano anche via. Questo è un concetto di diseguaglianza territoriale, che è ancora, viene ancora nel 1942, come dicevo, la legge urbanistica non è stata ancora riformata. C'è possibilità di, attraverso la perequazione, cioè di attribuire delle capacità volumetriche a più terreni, al di là di dove poi si dice che è urbanisticamente compatibile che si costruisce lì, perché ci sono concetti di accessibilità alla strada, concetti di compatibilità paesaggistica, di servizi, eccetera, eccetera. C'è possibilità di rendere meno iniqua questa scelta, che non ci guadagna tutto uno, non ci sbina tutto l'altro. L'applicazione è complicatissima. Farlo Ossimo, non sono riusciti a farlo a Monza per dire, però Ossimo. C'è poi gradi di applicazione, questa cosa sono diversi. Io ho alcune esperienze le ho fatte, però credo che questo sia un tema da affrontare in una prossima riunione che si fa discutere di questo di carattere generale. L'incentivazione è un altro ragionamento, è attraverso premi volumetrici
o sconti sugli oneri di urbanizzazione, ma non è tema di DGT, è tema che attualmente di una semplice deriva di giunta, incentivare gli interventi che si ritengono virtuosi. Faccio due esempi: recupero di edifici all'interno del centro storico, che è un tema classico di tutti i comuni, in particolare dei comuni montani, e l'altro tema è costruire secondo criteri di risparmio energetico e bioarchitettura innovativi. Se tu fai questi tipi di interventi, io ti incentivo, ti do un premio, e se invece fai delle cose di altro tipo non hai. E questa è la prima presentazione, diciamo, della parte più normativa. Adesso, anche qua cerco adesso magari di accelerare un attimo, è più una presentazione su andando un po' nel merito del territorio. Cartografia di riferimento per l'indicazione sull'ordinato di stanza dei cittadini. Nel caso di Ossimo dobbiamo lavorare purtroppo su una situazione cartografica molto complessa, perché non abbiamo un'aerofotogrammetria aggiornata, un database topografico aggiornato, e quindi abbiamo discusso molto di questa cosa. Dobbiamo lavorare un po' sull'ortofotografia, che è un'informazione fondamentale, nel senso di far vedere com'è il suono, ovviamente, questo è lo zoom delle due frazioni principali. Contemporaneamente dobbiamo lavorare sulla carta tecnica regionale, che però ha una scala e un dettaglio per risolvere questa immagine estremamente elevato, basso elevato, nel senso di scala, basso come dettaglio, e non è possibile andare a decidere nel dettaglio su 10.000, ovviamente. E poi noi dobbiamo interpolarlo con la mappa catastale. Questo per poter, insomma, ho fatto un salto, questa è la mappa catastale che riguarda tutto il territorio, quindi sono problemi nostri, però alla fine dobbiamo lavorare un po' sull'autobus, un po' sul GPR, un po' sul catastale. Queste sono le mappe storiche, questo è Napoleone per esempio, che per noi è un elemento fondamentale per capire qual è la parte storica realmente del territorio, Ossimo superiore e Ossimo inferiore, tanto per farvi vedere, e poi c'è questa fotogrammetria un po' datata che ci aiuterà a lavorare. Però, ripeto, un oggetto di lamentele da parte mia adesso non è oggetto di questa riunione. Queste sono le pianificazioni sull'ordinata, questo è il piano territoriale regionale, il piano paesistico, lo faccio vedere molto velocemente, vedete che dà degli indirizzi di carattere molto 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 generale, anche a scala molto elevata. Queste sono le tavole che vi faccio solo vedere, perché sono belle e colorate, e se volete poi possiamo prendere merito, ma non è il tema più importante. Questa è un'ulteriore tavola. Processi di grado. Questo invece è il TDCP, questo invece va guardato un po' meglio. Questa è la tavola di struttura del TDCP con la sua leggenda. Questa è la tavola più importante, perché è quella su cui la provincia si punta molto, che è la tavola paesistica, questa è la sua leggenda, questo è uno zoom. Vi faccio vedere alcuni elementi. Queste aree segnate in giallo, questo non è se sei dentro o fuori, sono elementi di ragionamento con la provincia, quindi è meglio da subito che se ne prenda atto. Queste aree irrigate gialle sono le aree chiamate del fatto valore percettivo, se non ricordo male, per cui se fai delle cose lì dentro si mettono lì con la lente di ingrandimento. Queste barre nere che vedete sono i limiti all'edificazione, cioè sono indicazioni che la provincia dà e dice qui basta, non costruisci più, oltre lì non vai. Questo non vuol dire che poi aggiunge qualcosina, però strategicamente non puoi prevedere banalmente che la futura espansione dei prossimi 30 anni di Ossimo venga da qua in su, con la provincia. Okay. Questa è un'altra tavola, niente rischi, dissesti, sempre del TDCP, la provincia di Brescia, rete ecologica, tavola importante ma che non dà particolari indicazioni nel nostro caso, quindi da passo
velocemente, questa è la zona del piano cave, col cava, territorialmente interessante il punto di Ossimo, ma fisicamente, obiettivamente, per chi interessa un altro comune, quindi è un po' un appendice che dal punto di vista pianificatorio ha poche ricadute, sarà sostanzialmente una presa d'atto di quello che c'è già. Questi sono i vincoli presenti sul territorio, in azzurro sono le fasce del vincolo paesaggistico di 150 metri, per cui è obbligatorio fare la sovrintendenza rispetto ai corsi d'acqua, in verde sono le aree di un appoggio all'elevata qualità sopra i 1000 metri, e queste viola sono un altro vincolo paesaggistico, che sono le aree sopra i 1600 metri. Questo per far vedere che paradossalmente non ci sono particolari vincoli ambientali. Questa è una situazione molto diffusa, nel senso che più si va in situazioni ambientalmente pregiate, più i vincoli ambientali sono limitati, nel senso che molti vincoli non ambientali, paesaggistici. I vincoli paesaggistici sono molto, e qui non ce n'è neanche due, nel 1997, sono molto più concentrati solo da Brescia nella pianura piuttosto che in montagna. Considerazione, questo è uno zoom del nostro territorio. Ecco, gli elaborati non ve li leggo tutti, però questi sono un elenco, che può esserci una tavola di più, una tavola di meno, ma cambia poco, di quali sono tutte le lavorazioni che dobbiamo fare. Solo per il documento di piano c'è una parte riferita appunto al DPCP e prima anche al PTR, dovremmo affrontare anche quello. C'è tutta un'analisi conoscitiva del territorio comunale molto approfondita che va fatta, che parte dal sistema fisico naturale dell'agricoltura, dalle permanenze storico-culturali del paesaggio urbano, le analisi sulle soglie storiche degli edifici, un'analisi dettagliata edificio per edificio del territorio con tutte destinazioni, altezze, tipologie, tipologie di edilizio, stato di conservazione, stato del sistema dei vincoli, le analisi fotografiche di carattere paesistico. Queste sono tutte tavole di analisi paesistica del territorio che poi portano a una tavola che è chiamata le classi di sensibilità paesistica. Ci sono delle analisi agronomiche che vanno effettuate sugli allevamenti presenti, sui sistemi verdi, sulle tipologie forestali. C'è poi la parte di piano che è formata da relazione, da varie tavole, da queste classi di sensibilità paesistica, che è una tavola che serve per valutare la compatibilità paesistica, ci sono ancora le indicazioni più di carattere strettamente urbanistico. Piano di servizi è formato da alcune tavole, da rilievo molto dettagliato dei servizi esistenti e da una relazione che valuta la compatibilità dei servizi di progetto esistente rispetto a quanto è, a come è attualmente Ossimo e a come diventerà rispetto alle previsioni di piano, e il piano delle regole che individua la normativa attuativa su tutto il territorio. Qui è anche sintetizzata, quindi sono anche molto di più le parole. Per quanto riguarda il quadro cognitivo, qui abbiamo individuato, cioè l'abbiamo sintetizzato, le abbiamo già individuate, e sono fotografate le istanze ai cittadini, perché oltre che sulla volontà dell'amministrazione, è abbastanza chiara, per esempio, non c'è ancora stamattina, la legge dice che tu devi tener conto, dopo l'avvio del procedimento, di tutte le istanze che i cittadini presentano. Quindi queste istanze le abbiamo già individuate, stiamo valutando le richieste, con una parte con una compatibilità strettamente tecnica e dall'altra poi con una questione di opportunità politica e urbanistica rispetto alle scelte generali di indirizzo del PCT. Sono arrivate 23 istanze nei termini previsti dal procedimento, con questa valutazione tecnica, valutazione politica, e quindi si arriverà ad una ammissibilità delle istanze in maniera abbastanza, anzi vogliamo abbastanza, in maniera il più possibile trasparente e chiara. Se si dice di sì o no a delle richieste, non è che si dice di sì e di no, vengono recepite all'interno del PGT, è perché si è fatta un'analisi oggettiva sulla correttezza, c'è un'analisi oggettiva che si vuole chiedere di costruire una classe quarta geologica, non può, cioè, e quindi gli si dice di no.
L'altro aspetto, che è quello più importante, è la compatibilità delle istanze dei cittadini rispetto agli indirizzi dell'amministrazione. L'amministrazione può dire legittimamente, anche se poi dopo gli segue le gambe, si costruisce ovunque, oppure si costruisce nulla, oppure si costruisce secondo alcuni criteri. E in base a questi indirizzi le istanze vengono valutate in maniera oggettiva una per una. Quindi qua, come vedete, l'84% è la richiesta di cambio di destinazione inedificabile, fine silenziale, richiesta legittima, che non è un caso di ossimo, è ovvio, e capita in tutti i comuni su cui ho lavorato, di qualunque tipologia si fossero. Questi sono un po' di 7 indicatori che io ho già letto più o meno prima, su cui verranno valutate le istanze. Questa è la fine della presentazione. Prima di lasciare la parola agli amministratori, faccio 2 osservazioni da persona che frequenta Ossimo da un mese, perché ho vinto la gara. Ossimo non lo conoscevo, ci sono passato 2 volte in vita mia, adesso lavoro molto anche in Valle Camonica, quindi conosco situazioni simili, oltre ad aver fatto esperienze molto importanti, soprattutto in Varsavia, su comuni di caratteristiche molto simili dal punto di vista socio-economico a quelle di Ossimo, e faccio 2 considerazioni banalissime. La prima è che è un territorio fortunato per posizione, non è un brutto posto Ossimo. Questo lo sapete meglio di voi, parlando di lavoro, lo dico per posizione, per storia, per qualità del costruito, per una serie di peculiarità che ha, valori storici e architettonici importanti, valori archeologici importanti, valori archeologici molto importanti, anche situazioni, per esempio, come quella del Cerreto, altre situazioni che danno un valore al territorio, e una situazione classica nel comune di media montagna che negli ultimi decenni ha subito una crisi strutturale evidente, perdere popolazione, una perdita di ruolo, nel senso qualche decennio fa il fondovalle non aveva il ruolo che ha adesso rispetto ai comuni a mezza montagna, perché ci sono successe molte cose. E il ragionamento che è la base che un PGT deve porsi è qual è il futuro del comune, delle scelte urbanistiche. Quali scelte urbanistiche sono figlie e conseguenze di un'idea politica e progettuale del comune. L'espansione fine a se stessa non è più ammissibile, non è più ammissibile perché qualcuno ci dice che non è più ammissibile e quindi non passa più, e perché si è dimostrato che al fiato corto, cioè dall'immediato ritorno, ma non ha una prospettiva futura, nel senso che finisce lì e va a depauperare il territorio. Siccome da esterno mi pare di capire, ma questa è un po' anche la storia di Ossimo negli ultimi decenni, che il valore paesaggistico, a cui secondo me va necessariamente, ma questo lo butto lì come spunto, aggiunto il valore storico, architettonico e soprattutto archeologico, perché ci sono nuove forme di turismo che sono molto legate alla fruizione della natura e di carattere storico-culturale, è l'unica chance, brutalizzo ma per capirci, l'unica chance per dare una prospettiva di sviluppo e non di lenta agonia. Cioè io ho lavorato in comuni dell'Alta Valsabbia di 300 abitanti, di 400 abitanti, che erano comuni più piccoli di Ossimo, ma ai tempi erano forse anche più grossi. E siccome qui la vocazione industriale manifatturiera non c'è e non esiste, non è possibile pensarla. Un indirizzo, un obiettivo, un sogno bisogna porselo per il futuro. E io credo che il
tema su cui lavorare sia quello del turismo sostenibile, che io mi piace chiamarlo il concetto di villeggiatura, che è un tema che c'è già stato nei decenni scorsi a Ossimo, come in tante altre situazioni simili, che negli ultimi anni è cambiato molto perché è cambiata la società, ma la società sta cambiando di nuovo, e molto probabilmente il tema della villeggiatura, tutto quello che ne andava dietro, anche con il benessere, il profitto, tra virgolette, non nel senso strettamente pecuniario, per la comunità, è fondamentale, perché vuol dire che dà lavoro da sia chi lo fa direttamente, sia l'indotto, sia il sistema del commercio, minuto. E poi c'è un problema sui servizi. Per avere questo bisogna dei servizi. I servizi ormai devono essere, non stare in piedi da soli, cioè, no? Si taglia, se un piede di servizio non sta in piedi, le porto via. Adesso non so se è il caso di Ossimo, però è il caso tipico di questi comuni. E quindi capire le modalità per cui tenere in piedi i servizi sono necessari per chi ci abita e che ci si augura continui ad abitare, ma che ci si augura continui ad abitare anche i figli dei figli dei figli. Bisogna trovare un tema. Se siamo di fronte a un comune che ha delle peculiarità, che lo dico da esterno, da un abitante di Ossimo che ne ha visti tanti anche qua vicino, io credo che Ossimo abbia tutta una serie di potenzialità che, se sfruttate in maniera corretta e che possono confluire in un progetto di piano di governo del territorio, possono dare un'importante prospettiva anche socio-economica alla comunità. E finire qua e sono a disposizione per chiarire tutti i singoli aspetti che ho trattato. Va bene. Hai detto tutto, non mi resta ancora niente. No, ringraziamo appunto l'architetto Pagotti per la sua esposizione. Io, il sindaco, avevo preannunciato che come amministrazione comunale, come giunta, abbiamo dato alcune indicazioni, linee guida, diciamo, per la relazione del BGT, basandoci su quello che è il piano, il programma di governo di questa amministrazione, che poi è tradotto ovviamente da quello che promettevamo in campagna elettorale. L'elenco, diciamo, questa linea guida, ve lo leggo, è molto sintetico e ovviamente di carattere generale, all'interno del quale poi ovviamente dovremo costruire quelli che sono i dettagli, quella che è l'impalcatura del nostro piano di governo del territorio. E il motivo della riunione, dell'incontro di oggi, che non è puro obbligo formale di legge, ma vuole essere appunto un discorso di condivisione di questi obiettivi e eventualmente anche di nuovi indirizzi che possono venire da chi il territorio lo vive, ci abita, lo utilizza, e anche, vedo gente di Borno, anche dai nostri confinanti, che ovviamente possono avere delle ricadute dal nostro PGT e noi ovviamente da loro. Quindi sarebbe anche assurdo trovarsi strumenti, non dico completamente diversi, ma a volte anche in qualche maniera in contrasto, e non riuscire a gestire un territorio che tutto sommato ha molte caratteristiche comuni. Allora, gli obiettivi generali che avevamo dato come amministrazione sono risparmio del suolo e riorganizzazione del tessuto urbano esistente, la risoluzione di alcune problematiche urbanistiche e ambientali preesistenti, esistenti e anche in qualche maniera un po' incagliate, la salvaguardia e la valorizzazione delle parti maggiormente pregiate del territorio, la riqualificazione urbana e sociale dei nuclei di antica formazione. E poi agli obiettivi un po' più specifici, che sono, come ha accennato l'architetto Lopagotti, l'applicazione dei criteri di perequazione, compensazione e incentivazione, che sono, condivido la sua opinione, sono di difficile
applicazione, perché sono dei procedimenti che prevedono anche alcune proiezioni, alcuni calcoli, alcune simulazioni su quello che può essere l'effetto di questi criteri su quello che è il BGT. Per dirla banalmente, se diamo un grosso volume a tutti quanti, il volume non varrà più niente; se diamo pochissimo volume, il volume avrà dei costi stratosferici e il mercato non si muove. Quindi dovremo trovare delle sistemazioni, delle soluzioni che ci consentano di avere un PGT che sia dimensionato giusto, che abbia una sua struttura, che funzioni, perché questa è una novità rispetto al BRG. Il nostro PGT deve avere degli obiettivi e questi obiettivi si devono realizzare nel tempo che noi prevediamo si realizzino, altrimenti vuol dire che c'era qualcosa di sbagliato nelle previsioni o che non siamo stati capaci noi amministratori, per dirla proprio banalmente, di utilizzare questo strumento, di crearlo e di utilizzarlo. Quindi dicevamo, applicazione di questi criteri, un discorso di bonus volumetrico per questi interventi edilizi di grande qualità a livello di consumo energetico, a livello anche di qualità rispetto all'ambiente, per esempio. Abbiamo un problema grosso sui centri storici, grandi volumi, grandi scatole vuote, che fino ad ora sono state più o meno in piedi, perché non sono tantissimi anni che sono state abbandonate, ma che nei prossimi anni ovviamente avranno anche un problema proprio di strutturale, di mantenimento e di stabilità. Detto questo, dovremo cercare di capire cosa si può fare di questo e lasciamo andare a terra, piuttosto che pensiamo di riqualificarle, riutilizzarle, come riutilizzarle, farci entrare la gente, rivitalizzare anche i nostri centri storici. E questo è un obiettivo importante del PGT. Come farlo? Ovviamente, siccome le risorse sono risorse di privati, anche questo è un elemento del quale tenere in debito conto. Come un discorso di incremento della popolazione e di ringiovanimento della popolazione. Le nostre fasce più giovani della popolazione, ovviamente non sono più quelle degli anni 60 o 50, ma sono molte di meno, abbiamo più morti che nascite. Questo ci porterà nel giro di qualche decennio ad avere una popolazione vecchia, che non vuol dire, non è necessariamente un termine negativo, però è una popolazione che ha delle sue caratteristiche, ma la vitalità, diciamo, del nostro paese potrebbe andare sempre meno, essere meno attiva. Un discorso quindi di insediamento, di attrazione anche per giovani coppie che vengono da altri paesi, li ruberemo a Borno, Gianfranco, pazienza, o anche dal Fondo Valle, se riusciamo a dare un'attrattiva al nostro territorio, a dare qualcosa di più che il Fondo Valle non ha, per esempio, certo. Collegamenti con i servizi, con le merci, così su questo non potremo competere, dovremo trovare altri valori, altri elementi sui quali lavorare, che possono appunto diventare elemento di attrazione. Un discorso più complessivo, più generale sulle zone agricole, eliminando certe forzature che ci sono state negli anni scorsi e portare ad avere quindi un maggior rispetto
della zona agricola, che non vuol dire necessariamente zero, non vuol dire abbandonare tutto a se stesso e non vuol dire vuol dire tutt'altro, vuol dire cercare un sistema per riutilizzare al meglio queste zone agricole, per riutilizzarle anche, perché no, come diceva Antonio, su un discorso più generale di valorizzazione del territorio e anche di incentivazione al turismo. Poi tutta una serie di possibilità che la nuova legge ci dà per la partecipazione dei privati alle scelte di pianificazione territoriale ed anche alle operazioni che si fanno sul territorio. Noi stiamo portando avanti alcuni accordi con privati anche per realizzare delle opere pubbliche fatte con risorse dei privati in modo da poter risparmiare i soldi di tutti per altri scopi. Risparmiare i soldi di tutti è un po' un concetto un po' strano, nel senso che i soldi non ce ne sono, per cui risparmiare, non spendere una cosa che non hai dovrebbe essere un concetto molto scontato. In realtà noi dovremmo anche pensare a come recuperare quello che abbiamo speso e non avevamo, però questo è anche una discussione che va oltre quello che è l'argomento della giornata di oggi. E chiudo qua dicendo che la nostra intenzione sul PGT, quello che abbiamo in mente, è molto ambizioso, nel senso di costruire uno strumento che non è solo la zona mente, che non è solo dire questo terreno è edificabile e questo no, perché se no sarebbe un fallimento. Noi dobbiamo utilizzare questo strumento per fare un progetto, una pianificazione di quello che vogliamo fare come governo del territorio, che non è solo la conformazione delle aree, ma trovare il sistema per creare nuovi servizi, per migliorare quelli che abbiamo, per anche razionalizzarli, per far questo trovare le risorse per farlo, trovare anche un sistema per dirlo un po' pomposamente, migliorare la qualità della vita di chi sta nei nostri paesi. Per far questo ovviamente dobbiamo tenere sempre conto del valore che abbiamo del nostro territorio. Pietro Barocchi, che viene da fuori, dice: è un bel territorio, ha molte peculiarità, ha molti valori, questo noi l'abbiamo ottenuto dai nostri genitori, dai nostri avi, sarebbe insensato che non continuiamo a mantenerlo, migliorarlo, svilupparlo. Ci sono alcuni progetti anche di ragazzi giovani che sono venuti in questi giorni a parlarcene per un miglioramento di alcune zone, una valorizzazione, uno sviluppo anche turistico a basso impatto, che a noi fa molto piacere che siano arrivate queste proposte, le valuteremo appunto nelle prossime settimane con grande attenzione. Chiudo davvero, perché adesso dicendo che abbiamo voluto estendere questo incontro, abbiamo chiesto anche ai rappresentanti delle varie associazioni presenti sul territorio di partecipare, perché siamo convinti che da parte di tutti, dei singoli, dei privati, può venire un grande aiuto, delle buone idee per la pianificazione, ma soprattutto possono venire da chi anima queste associazioni e quindi vede alcuni aspetti di carattere più generale, più di utilità collettiva piuttosto che il singolo terreno del singolo proprietario. Quindi ci aspettiamo che da queste riunioni, non solo da quelle di oggi, anche da quelle che verranno in seguito, sulle quali magari avremo anche dei documenti in più da valutare, vengano delle proposte, delle idee
e dai nuovi elementi. Adesso ci direte, chi vuole intervenire, ovviamente, se avete delle richieste da fare a livello di chiarimenti tecnici, ci penserà l'architetto Rubagotti, se avete delle indicazioni, dei suggerimenti da darci anche per l'elaborazione dei prossimi giorni delle prime linee di indicazione, e quindi non abbiate paura a esprimervi, non, nessuno vi giudicherà male per questo. Quindi io? Sì, no, tanto abbiamo finito con cosa. Se accendiamo la luce ci vediamo un po' meglio tutti. Niente, se ci sono delle osservazioni, iniziamo subito a parlarne. Spegni? Sì, sì. Una cosa, come avevamo detto io al TCC, cioè, visto così da persona non competente, sembra quasi che il piano regolatore si chiama PCT, cioè si è cambiato solo il nome. Invece a me sembra aver capito, ma forse ho capito il testo, non lo so, mi direte voi, che il piano regolatore dà anche degli indirizzi sui rapporti fra amministrazione, cittadino e anche fra i cittadini. Cioè, questo magari è marginale, perché qui si parla di individuare dei progetti per il futuro, però anche nella quotidianità, sapete, ci sono dei problemi. Quindi se ho capito bene, il piano regolatore prevede anche, diciamo, degli indirizzi su cui i cittadini si devono attenere fra di loro e fra cittadino e amministrazione, oppure no? Cioè, quindi è una cosa che, detto piano di governo, il governo del territorio non è solo aree edificabili, aree verdi, significa anche la quotidianità, situazioni che ci sono e ci saranno. Quindi il piano governo prevederà anche inserire delle norme per cui dire questo lo potete fare, questo non lo potete fare nella vostra vita quotidiana, nei rapporti fra cittadini e amministratori, oppure no? Sì, non a livello chi deve andare a messa, no, nel senso, generale, vicinato, però può contenere ovviamente degli elementi che possono, diciamo, non dico più che regolare, è dare un indirizzo anche, diciamo, su quelli che sono non norme comportamentali, però gli indirizzi. Sì, gli indirizzi, diciamo, di sviluppo, nel senso, vogliamo arrivare ad avere questo risultato, agevoliamo con questi strumenti il percorso per arrivare a quel risultato lì. Poi sono tutte cose che vanno riempite di contenuti, nel senso che io dico, mi piacerebbe rivitalizzare i centri storici, e tu mi dici magari mi piacerebbe che i centri storici fossero più tranquilli, ecco. No, però non sei più tranquilli. No, ma io faccio ciò che mi pare. No, ma ciò che voi nell'ambito di alcune, sapete dove vado a parare, di alcuni limiti. Cioè, sì, no, ma nel senso che entrambe le idee sono ovviamente. Ci sia sul compromesso. Sì, ma dicono, sono idee legittime tutte e due. Non è detto che le mie siano in contrasto con le tue o viceversa. Bisogna capire cosa si intende per rivitalizzare, bisogna capire cosa si intende per preservare, così. Questi sono elementi che dobbiamo riempire noi. Allora, se tu mi dici io vorrei che ci fossero degli spazi senza macchine, senza rumori, piuttosto che dedicati alle bambine, agli anziani, questo è un concetto che non va necessariamente in contrasto con il fatto magari che il centro storico possa essere recuperato perché ci possano venire giovani coppie da fuori, piuttosto che sono elementi che dobbiamo. Tutto questo ventaglio di argomenti può essere inserito nel piano del può essere inserito, ovviamente bisogna trovare anche dove metterli e non mettere semplicemente una frase che dice vogliamo fare. Perché se mettiamo una frase che dice vogliamo fare, diventare il merito del senza dire come
abbiamo intenzione di farlo e con quali mezzi vogliamo farlo, rimane, va bene, io ho accontentato Paolo, ho messo la frase che voleva, però a tutti, in pratica ti ho preso in giro perché non ho messo come penso in questi 5 anni, 4 anni e mezzo, di arrivare a quell'obiettivo, oppure se intendo arrivarci nei 10 anni. Ma quindi un'ultima cosa, quindi anche la sua individuazione, ad esempio il discorso dei rifiuti da differenziare, individuare delle aree preposte piuttosto adatte piuttosto che altre, creare gli spazi per i parcheggi piuttosto che, cioè, tutte queste cose si possono comunque inserire nel piano di governo. Possono essere suggerimenti che vengono dal CIPEGUNO, se non ci pensa l'amministrazione, credo siano aperte ancora le istanze, no? Sì, no, quello allora sono arrivate delle istanze, quelle sono presentate, interne, cose che su quelle va dando una. Io volevo chiedere, le istanze presentate 2 anni fa, quando l'amministrazione precedente aveva iniziato questo iter, che poi si è fermato, sono ancora valide o avete riaperto gli schermi? Allora, quando abbiamo riaperto i termini, abbiamo detto, sono state presentate nel 2006 alcune istanze, poi sono stati riaperti i termini nel 2010, mi sembra, e adesso li riapriamo nuovamente. Abbiamo detto, guardate, riapriamo i termini, quelle che erano le istanze presentate prima non sono più valide, vanno ripresentate. Ma si tengono buone quelle già presentate, se uno non vuole riscrivere materialmente una cosa, viene qua e riconfermava quelle che avevano già ripresentato. E così è stato, qualcuno è venuto, le cose che l'avevo già presentato nel 2006 sono ancora di quell'idea e le ha ripresentate. Qualcuno che l'aveva presentato nel 2006 non gli interessa più, qualcuno è morto, qualcuno ha cambiato idea, infatti un'istanza che nel 2006 era passatemi edificando il mio terreno, adesso è diventato passatemelo agricolo. Scusi, io vedo che il turista che viene a Ossimo, la prima cosa che vede è che sembra un paese catastrofico, perché il contrario è, secondo me, la prima cosa da fare sarà il recupero del paese, perché ci sono case. Poi il discorso basilare, no, perché il turismo sia indispensabile, ma perché non pensate in futuro, ad esempio, siccome la popolazione diventa una popolazione di anziani, no, perché non fare qualche cosa per gli anziani? Abbiamo qua delle costruzioni veramente ottimali per fare questo, si potrebbe fare dei ricoveri per anziani. Poi io dico, la prima cosa anche da fare per il turismo è di non lasciar portare via dal territorio le cose più essenziali, che sono ad esempio i massi, no, di sassi che sono stati portati via dal nostro territorio e li hanno messi di plastica. Cioè la nostra ricchezza erano proprio quei massi sottoterra, e poi c'è tutto pacchi e tutto da riscoprire, e lì si possono fare delle zone turistiche molto elevate. Poi per il discorso diciamo agricolo, perché non si dice o non date l'opportunità alla popolazione di costruire anche su questi territori pagando gli oneri di urbanizzazione, e anche chi vuol costruire che ha, no, una piccola quantità di terreno, perché non fargli dei progettini basilari, individuali per tutti, di casettine, perché se io ogni tanto faccio delle passeggiate a Ossimo, è tutto pieno, la zona è tutta piena di baracche e baracchini. Io dico che queste baracche sono indispensabili, perché uno che va sul territorio non può mica non avere un qualche cosa per entrare, deve avere un rifugio per mettere le attrezzature così, ma però anche quello che passa deve essere una cosa piacevole da vedere. Perciò si potrebbe puntare sul turismo, che come ha detto l'ingegnere è la miglior cosa che abbiamo, perché oltretutto la nostra valle è la valle che non c'è inquinamento, non c'è autostrade, non ci sono linee elettriche, quella è la cosa più importante. Però se noi lasciamo portare via le cose principali che abbiamo, che sono nel sottosuolo, queste qua sono state portate via perché chi le ha scoperte ha preso dei soldi. È tutto un discorso sempre lì, no? E poi anche il turismo, e poi anche il discorso di case di cura per anziani. Guardate che abbiamo fatto la casa di cura per anziani porterebbe una ricchezza in paese fuori dalla norma e ci porterebbe anche lavoro. Per esempio, le osservazioni che ha fatto Faustino sono, è questo che vorremmo da poco, anche
uno passa, vede una roba e dice perché non fare anche questo. Adesso l'architetto si sta appuntando un po' tutte queste osservazioni, sulle quali ovviamente ci sarà una riflessione e anche delle decisioni su questo. Comunque sono sicuramente delle cose importanti. Faustino, con te facciamo sempre anche dei discorsi sul discorso che il nostro territorio è effettivamente, fortunatamente, ancora in buona parte incontaminato, non ha nel sottosuolo tracce idrocarburi, inquinamento, la PM10, per cui anche le poche piccole coltivazioni che si fanno qua così hanno un valore a livello anche di germinità e di cose che possono potrebbero essere anche di più. Ad esempio la coltivazione dei frutti di bosco, perché sul Trentino gran parte della popolazione vive di quello, è una delle poche zone inquinate le nostre. Se abbiamo qua un paese e una valle che è stupenda, ma la nostra, perché se si va giù in valle è una delle zone più inquinate, perché la Valle Camonica è la valle più lunga d'Italia, no? E a partire da Iseo e andare fino a Ponte di Legno ne passa le macchine. Beh, anche l'agricoltura non è mica da buttare via, si potrebbero fare tante cose che hanno già fatti in altre regioni d'Italia. No, rispetto a queste questioni, un'altra riflessione mia, che poi sono riflessioni personali di cui non ho anche parlato con l'amministrazione, ma sono qua, quindi vi do dei punti. Rispetto al tema dell'agricoltura è un tema importantissimo, nel senso la fruibilità dal punto di vista turistico di un territorio è data anche dalla cura del territorio, nel senso che un territorio abbandonato e non coltivato perde di qualità, questo ce lo insegnano Trentini, c'è un piccolo problema che lo prendo i soldi, quindi no, ma questo è il vero unico problema. Però il tema, adesso non do la risposta, ma che va trattato per posto a prezzi in agricola per l'agricoltura hobbistica, sono chiamati adesso, no? Il pensionato che tiene il pezzo di terreno, piuttosto che quello che lo fa sabato e domenica. Incentivare la manutenzione del territorio è fondamentale per mantenere la qualità del territorio. E poi voi avete un dato oggettivo, quello che stava dicendo Emma, che è leggibile dalla documentazione a disposizione, non avete avuto nessun tipo di attività inquinante, non avete una zona artigianale, che adesso chi ce le ha non sa cosa farsene, perché purtroppo per la crisi voi non ce l'avete mai avuta, questa è la risorsa, non avete avuto nessun tipo di inquinamento. Come dicevo adesso, insomma, il tema di che tipo di... poi c'è anche che tipo di attività agricola potenziare, no? Il tema del tipo di frutti è un tema che è trattato anche da altre parti, no? Ma magari trovare il prodotto tipico, che ne so, di Ossimo, che dicevo, derrate e favere, eccetera, non so, può essere anche che a livello hobbistico uno coltiva quella cosa che è tipica di Ossimo, magari diventa una zona di marketing, diventa anche una roba interessante, per esempio della farina di storo, coltivare la farina. Non so se può servire, ma con la sovrintendenza, da quando siamo rientrati noi, è stato rintrapreso, riallacciato un dialogo proprio per evitare quello che sottolineavi tu, Faustino, cioè il fatto di essere depauperati di un patrimonio archeologico che è nostro. E c'è un progetto di valorizzazione di questo che ovviamente in questo periodo deve fare, si scontra con quello che sono i problemi economici. Purtroppo il tasto è dolente, qualcuno ci dice che i soldi ci sono, basta andare a cercarli, purtroppo in questo periodo non è così. Ma al di là delle polemiche faremo di tutto
per poter tenere in loco, e anzi si stanno mettendo dei paletti vincolanti per noi, ma anche per la sovrintendenza ai beni archeologici, proprio per arrivare a, il nostro grande sogno sarebbe a completare quello che era stato l'inizio con l'amministrazione Franzoni di quello che era il parco archeologico. Dunque ecco, vi possiamo assicurare che da parte dell'amministrazione c'è tutto lo sforzo, compatibilmente con tutte le difficoltà del caso, per tenere in loco tutta il patrimonio archeologico e non solo archeologico. Dunque il PGT sta tenendo in considerazione tutte queste cose, e sarà nostro compito appunto portare alla valorizzazione di tutto questo, ovviamente seguendo dei percorsi che stiamo definendo anche in questo periodo. Non è semplice, però è una sfida che ovviamente abbiamo deciso di giocarcela, e ben vengano anche tutti questi suggerimenti che possono uscire. Qualcun altro? Io. Dimmi. Posso chiedere all'architetto, per favore, premetto, secondo me, dal mio punto di vista, io vedo l'edificazione selvaggia una minaccia per il cittadino, cioè dal mio punto di vista, magari è più... trovo migliore il ripristino di fabbricati in decadenza, eccetera, eccetera. Però mi chiedevo come può il cittadino difendersi da questa minaccia attraverso il piano regolatore. Come? Tenendo queste riunioni, dicendo, scrivendo, cercando di influenzare o convincere le decisioni amministrative. Cioè, ma una volta che il piano poi è stato approvato, non prima. Cioè, prima, allora prima. No, il processo, questo è importante. Il processo di valutazione ambientale strategica è che dove partecipano le associazioni, i cittadini, gli enti, è un processo che si conclude prima dell'adozione del PGT. Quindi influenza le scelte, non è a posteriori. Quindi chiunque ha delle idee e delle istanze da portare avanti, al di là di quelle personali legittime, ma che siano più di carattere generale, queste riunioni si fanno apposta, e mi sembra intuire che da parte dell'amministrazione ci sia particolare sensibilità, altrimenti, come dicevo prima, non saremmo qua oggi, per cui non siamo obbligati a leggere perché sia qua, e quasi nessun comune fa. Questo parte una conferenza di Vasco, la seconda conferenza di Vasco, ci vediamo in ufficio tecnico. Quindi questi temi devono influenzare la pianificazione prima che venga adottata, perché dopo non si fa nulla. Come lei diceva, se è previsto uno scempio, se lo scempio è autorizzato, quello che lei può fare può incatenarsi. Perché poi gli esempi ci sono, quindi li conosco anche molto bene, di cittadini e di associazioni che hanno combattuto delle scelte urbanistiche particolarmente discutibili che andavano in qualche maniera a distruggere il territorio, ma quando hanno vinto la battaglia l'hanno vinta di fronte al giudice, perché poi quando una cosa è consolidata c'è poco da fare, ma la possibilità di discutere quando si sta costruendo il percorso, quindi in qualche maniera essere protagonisti, anche se poi formalmente è ogni singolo consigliere comunale che alza la mano, il consiglio comunale che vota e adotta la proposta che viene portata al voto del consiglio comunale, deve essere il più possibile condivisa e partecipata. Questo lo dice la legge, e quello che vi sta dicendo l'amministrazione è: siamo fatti a sentire queste cose e per ragionare sui vostri suggerimenti. Da parte mia questo non mi fa che piacere, perché chi fa il mio mestiere è bello fare, siamo più contenti e più spendibili quando facciamo un PGT che non prevede nulla, perché tutti ci dicono bravi, l'ASL ci dice bravi, l'ARPA ci dice bravi, la provincia ci dice bravi. Però ovviamente
stiamo parlando di un piano che deve prevedere anche uno sviluppo, la compatibilità e la sostenibilità dello sviluppo è un tema fondamentale. Anche perché da questo, se vi ricordate quando l'architetto stava spiegando un po' come è fatto il nuovo piano e così via, da questo devono venire delle risorse per fare altro, per fare le opere pubbliche per esempio. Certo che nel percorso che l'amministrazione si deve dare da adesso, non solo per i 4 anni e mezzo che ci saremo noi o anche di più, però con un periodo di tempo che deve essere proiettato anche un po' nel futuro per chi verrà dopo di noi, anche per le nostre future generazioni, non possiamo continuare a consumare suolo e utilizzare l'80% degli oneri di urbanizzazione per pagare le spese correnti, il gasolio, gli stipendi e altre spese. Perché noi consumiamo territori che non avremo più, una volta costruito uno gli oneri li paga una volta e quei soldi lì dovrebbero andare in infrastrutture, dovrebbero andare negli investimenti. Adesso non è così, quindi dobbiamo arrivare prima di tutto a un riequilibrio anche a livello di bilancio, per dire che le spese correnti si pagano con le entrate correnti e non uno si compra il pane e col suo lavoro, con la sua pensione, non vendendosi un pezzo di casa ogni giorno perché non ha abbastanza soldi per comprarsi il pane. E secondo discorso, uno sviluppo che sia appunto compatibile anche con e sostenibile con il discorso ambientale. Io sono d'accordo con te su alcune cose, non necessariamente vedo le costruzioni in senso assolutamente negativo. Vedo le costruzioni che sono state fatte, specialmente negli ultimi 30 anni, come mancanti anche di una certa qualità del costruire. Abbiamo anche degli architetti progettisti in sala, cioè il fatto che una costruzione si inserisca bene nell'ambiente, sia armonica, sia funzionale, sia di qualità, aiuta anche l'ambiente, secondo me, non è solo una cosa negativa, oltre che consentire alla gente di andare da qualche parte perché nelle tende non si può vivere nessuno. Però si tratta di cambiare la mentalità, arrivare pian pianino a una edilizia che sia di sostituzione dell'esistente, di recupero dell'esistente, di nuova edificazione per quelle che sono le esigenze della popolazione, le esigenze dello sviluppo, però con una qualità intrinseca dell'intervento che le renda, insomma, che faccia diventare bello il paese, perché uno all'interno di casa sua può pitturare le pareti gialle, verdi, rosse, piuttosto che farci quello che gli pare, perché è dentro casa sua. Se uno mi costruisce una casa brutta, costringe tutti quelli che passano da lì a vedere una casa brutta, a vedere, diciamo, danneggiato anche il paesaggio, perché ha una valenza anche il paesaggio, anche l'immagine del paesaggio, cioè. Quindi dobbiamo, secondo me, cambiare un po' la mentalità su questo e arrivare veramente a un discorso di qualità. Alcuni paesi, io sto facendo dei lavori alla Tuil personalmente, come studio così, lì c'è una sola cotizzazione in tutta la Tuil. E però hanno, cioè tu devi fare, se vuoi costruire, no, devi fare il solaio, deve essere in legno, il tetto deve essere con le pietre, le spatole, non costruisci se non così. Chiaro, là vendono 6.000 euro al metro. Ossimo, io non lavoro qua, ma penso che il guido 1.500. Se riesci, 1.500. E ovviamente il materiale costa tanto qua, tanto come la vendo. Però non dico a livello di questo, però se ci guardiamo in giro, se guardiamo un po' anche i nostri edificati di questi anni, non tutto è bello. Mi riscoldato la pietra. Quindi
dobbiamo arrivare anche a quello. Quello che si costruirà, o tanto o meglio che si costruirà, deve essere di qualità. Di qualità. Anche noi abbiamo fatto degli errori qualche anno fa, consentendo alcune edificazioni che ci sembrava sì, ci servono gli oneri, però gli oneri sono andati nella fognatura piuttosto che nella strada, piuttosto che nel cimitero. Una volta hanno costruito e la casa rimane lì, da vedere, insomma, per tutti, non è un grande risultato, quindi anche noi mettiamo il nostro corpo. Scusa, riallacciandomi al discorso, portati, anche perché riqualificare gli edifici esistenti del centro storico fa risparmiare il comune, perché se tu fai sparpagli praticamente nuove edificazioni, significa strade, acquedotti, illuminazione, manutenzione, quindi costi aggiuntivi. Se invece l'agglomerato umano più unito, ci sono meno strade, meno illuminazioni, meno manutenzione, quindi offrono delle lavori in spese di manutenzione inferiori, sbaglio. Sì, però a chi interviene nel centro storico gli costa di più, veramente. Certo, c'è. Costa di più, costa di più e c'è una parete da 80 cm di pietra, cioè non ha la stessa pavimentazione di una parete da 30 cm. Quindi c'è tutta una serie di valutazioni, però io dico, quando ho detto che c'è un paese pieno di scatole vuote, io dico, da casa tua arrivare giù alla Plana, cioè sei te, c'è Andreino e chi è Battista su in fondo, sul tutto decadente. Adesso stanno in piedi ancora, per ora. Ma per quanti anni staranno in piedi così? Non lo so. Poi quando ci troveremo con tutti gli edifici pericolanti, cosa dobbiamo fare? Quindi ben venga chi ha intenzione di recuperare questi edifici qua, il comune deve agevolarlo in tutte le maniere. Aumentare l'incentivazione come? Non dando dei soldi perché non ne abbiamo, magari studiando altri sistemi che ci sono. Però questo qua è una cosa sulla quale puntare. Oppure si dice no, se man mano una casa viene giù, facciamo dentro un bel orto, pianiamo tutto e corre. Si perdono anche certe guido? No, il fatto che diceva Paolo. È giusto parlare delle cose fa in fretta, però devi anche andare al senso pratico, perché un villeggiante, una persona che viene dalla città e sta in mezzo a un condominio o in mezzo ai vicinati, problemi così, e viene su anche per stare in mezzo al verde, nella natura, e mica bisogna anche vedere se c'è la richiesta dei centri storici, perché i centri storici sono abbandonati perché la gente è andata via, si è trasferita in altri paesi o in altre dove si era al lavoro, e o anche ha fatto sulla casa di proprietà sempre prossimo, però si abbandonano perché la casa di proprietà ce l'hanno già, e di conseguenza cosa sono spinti a fare, andare a fare cosa, a spendere ancora, capito? Di conseguenza non è semplice neanche il fatto che si costruisce nei centri storici, perché un villeggiante si può scegliere tra una casa in centro storico e una in mezzo a un prato, sceglie quella in mezzo al prato, ma è una cosa naturale, saremmo così chiunque di noi. Sì, ecco, logico che sia lo stato. No, nel senso che questo tema ne abbiamo discusso tra l'altro lungamente, perché è il vero tema. È vero che uno viene perché, dicevo, posso io abbiamo diciamo, prendo una casa per l'estate, dove vado? Dove dico vengo a prendo Osimo e dico dov'è che mi piacerebbe andare? I bambini prendono col prato fuori, è vero che dice qui. Ma se tu pensi ai centri storici, stiamo parlando che da qua per arrivare a mezzo al campo vuole fare 40 minuti di trekking, sono in mezzo. Se io penso nella mentalità della gente. No, lei ha ragione, per un'osservazione nel merito, secondo me la conclusione che è un po' affrettata. Un centro storico che è piccolino, dove ci sono i servizi, c'è il bar, c'è la fonderia, c'è il negozio di vendere, c'è stampa i piatti, c'è il. Ma sono quelli che la gente cerca, il bidate,
che però io invece non gioco, voi avete fatto il passato e vi mostro che tutto oggi non lo fino un chilo, ma non è troppo, no, cioè, ci siamo, cioè è una cosa importante, che io esco, non sono investito da chi mi tira sotto, che la qualità urbana del centro storico è di un certo tipo, e esco e faccio 30 passi e sono in mezzo al bosco. Non l'abbiamo pagato per dire questo, no, sicuramente, ma quando le persone che con lavoro che possono sostenere, dicevo, facciamo finta, dobbiamo prendere una casa oggi, non dovrei la prendere oggi come oggi, dico. E poi c'è un altro tema che è il recupero degli edifici dismessi in zona agricola, che quello è un altro tema, perché prima di costruire vediamo quello che c'è, gli ex fiabili, queste cose, abbandonate, eccetera, eccetera. Questo è un po' la domanda che non si costruisce, però finché, questo ve lo dico perché ho lavorato, per esempio, ho fatto il presidente di Venezia d'Olio. Venezia d'Olio, quante seconde case ha costruite nuove? E come è ridotto il centro storico, che ha le cose meravigliose, le case meravigliose, che però è un centro storico molto più grosso, difficile, non è come qua, che è semplice. Finché la, cioè uno a realizzare la seconda casa nuova in una condizione che costa meno e la vende a meno, e l'offerta è questa, il turista prende quella, cioè sono di discussione. Sono scelte che però nel vostro caso come sono più semplici, non dovete recuperare un grosso centro storico, alla fine sono almeno osso superiore, osso inferiore, un po' più complesso forse. Secondo me fra qualche anno cambia, perché i gusti medi della gente, anche il tipo di turismo negli ultimi 10 anni, 20 anni, è cambiato molto. Cioè chi vuol fare il trekking, chi vuole fare il turismo ecosostenibile 20 anni fa, già te lo faceva. Adesso è una cosa che va molto. Quindi è un'osservazione ad oggi corretta quella che lei ha fatto, e dal punto di vista immobiliare corretta, dal punto di vista strategico forse bisogna mediare due cose. Io lo vedo così perché vedo la realtà, quello il villeggiante che ti cerca la casa, te la cerca con la, che vedi le montagne, vedi il panorama. Se devi vedere un altro edificio a distanza di 5 metri e non vede il sole, non ti lo compra. Ma neanche se, logico, se glielo regali forse c'è un'altra, però alla fine io compro il centro storico che esce, che c'è un sottolato, un bambino che gioca a bere il bar, sì, no, è tutto una che c'è un po' che non viene comprato, sì, no, sono io prima di dire che è giusto. Pensate, io con il mio moglie alla casa che in questo modo mi ha volato davanti con le montagne, basta. Ah, io vorrei dire che è una cosa che mi piace, è una cosa che mi piace, è una cosa che mi piace, è una cosa che ho visto adesso che lei ha parlato anche di Osimo Inferiore, questo è un comune unico, però faccia presente nel suo piano che Osimo Inferiore è già un bijou. Gli hanno già fatto tutto, gli hanno fatto il parcheggio e tutto. È il nostro paese più qua in su che deve essere risistemato. Tenga molto presente questo, perché ho visto che arriva Osimo. Sì, Osimo Inferiore è messo a nuovo tutto, è un bisù Osimo Inferiore, con una piazza stupenda, tutte le strade messe a posto, i parcheggi che avete fatto di là, questi sono stati bravissimi. Adesso l'ingegnere con questo nuovo piano deve pensare molto, no, a risistemare il paese di Osimo Superiore, che poi è un comune unico, ma quelli a Osimo Inferiore bisogna prenderne atto, sono stati bravissimi. Un paese che è un bijou, è vero o non è vero? La piazza è nuova e stupenda, tutte le strade le avete fatte, tutti gli impianti di acqua, cioè, avete fatto il piazzale di là, complimenti. Avete giù un Osimo Inferiore che è stupendo. Adesso il nostro ingegnere, l'architetto, deve pensare un po' anche al nostro piccolo paese di Osimo Superiore, che sembra un paese fantastico. Ho tirato un po' l'acqua al buio. Ma è anche la verità, non si è chiaro. Pietro? No, volevo così un'idea.
gli edifici, abbiamo parlato sempre del privato, gli edifici pubblici invece, tipo le scuole, avete già pensato al futuro di questi edifici che comunque sono collocati nelle due frazioni, a cosa fare rispetto alla popolazione? Allora, sì. Che ci costano, perché un risparmio comunque. Sì, ci costano, ma soprattutto c'è un problema, che avendo le cose così sparpagliate, hanno poco peso l'una e ovviamente rischiano così di non avere un senso. Quello che diceva l'architetto Lobogotti prima sui servizi, io lo condivido in pieno. Tutti i servizi adesso devono stare in piedi da soli, insomma, e le scuole anche su questo. Ovvio che se noi pensiamo di accorparle chiudendo da una parte per mettere tutto dall'altra, viene visto comunque dalla popolazione come una privazione, una violenza. L'idea sarebbe un'altra, l'idea che sta venendo avanti è quella invece di accorpare e spostare. Accorpare e realizzare un centro nuovo, indipendente. Se posso generare. Sì, si fanno dentro delle case di riposo, anche per il bambino stesso, scusi, come possiamo avere queste mentalità chiuse? Se il bambino lo accorporiamo a volo con un polmino, e qua si fanno dentro delle belle case di riposo. Abbiamo 5 stabili, non potremo fare case di riposo. Posso integrare? C'è una cosa da dire. Questa settimana, mercoledì, io andrò per l'ennesima volta a Brescia a difendere le nostre poste. Ci troveremo con i vertici. Però sappiamo, allora, detto tra noi, non lo diremo mai, ma detto tra noi che prima o poi questi servizi sono destinati a chiudere. Allora noi dobbiamo trovare il sistema, perché non andiamo sempre a Borno anche a spedire la posta, anche a portare i bambini. Noi la possibilità di mantenere in vita i servizi che abbiamo a Ossimo è quella di cercare di accorpare. Solo che, come diceva giustamente Roberto, se tu porti o su o giù, vuol dire che il campanile vince e che piuttosto di portare un vantaggio arrechi dei danni. Ma perché l'abbiamo provato anche sulla nostra pelle questa cosa qua. Allora, l'idea che ci affascina è quella di fare un unico certo servizio dove è vero, magari avremo un'unica posta, ma quella non ce la porteranno via. Potremmo avere un'unica banca, potremmo avere un'unica scuola, perché un unico edificio comunale, un unico centro servizi di uffici, perché sarà l'unico modo per difendere i servizi che noi abbiamo sul territorio. Perché è vero che noi abbiamo tutti la macchina, ma tante volte quando là dentro vengono le persone, le vecchiette che mi dicono, che ci dicono, io ho creditato la pensione in posta perché pensavo che l'ufficio postale restasse aperto e adesso devo andare a piedi e ogni tanto quando faccio la strada vecchia, tra l'altro non rispettando l'ordinanza. Giusto anche l'altro giorno mi tirate su due che erano andate giù nell'ufficio, tirate su e queste cose ci fanno pensare e ovviamente ecco lo sforzo che stiamo facendo è proprio di pensare in questi termini, perché è vero che Borno è vicino, però che noi siamo un paese, anche noi abbiamo un'identità e i servizi che abbiamo le vogliamo difendere con i denti. Io la posta non bisogna morire. Dunque, noi, ma la posta tanto per dirne uno, ma ce ne sono mille. Bravo, io ho una cosa bella. Ma sai che come mi verrà queste cose qua? Un conto è avere la farmacia qua, un conto è dover andare ancora a Borno. Sì, per gli anziani. Cioè, ragazzi, bisogna pensare alla nostra gente. Ma dobbiamo pensare anche comunque a limitare i costi,
perché per mantenere due edifici del genere con, io adesso non so quanti bambini ci sono, 10 da una parte e 10 dall'altra, come dice Filippi, forse un pubblico, visto che comunque poi le medie vanno là, si portano tutti là e finito. Questa è un'idea della porta, però di questi centri scolastici che comunque riscaldamento, livelli, tutto quello che vi fuori dietro. Questa è un'idea. E poi con la previsione anche della popolazione che comunque continua a decrescere, non è che teniamo in piedi perché poi qui a 10 anni avremo comunque. Ma così sono cresciuti adesso, però sono deboli. No, io avevo le armi, qualcuno lo sa, qualcuno lo sa. Mi piacerebbe avere 10 cassette, però se ne ho 5, le divido in 10, ne muoiono tutte. Muoiono tutte, perché non sanno combattere l'inverno, non sanno combattere la fame. È meglio averne, accorparle, tenere forti quelle 3, quelle 4 cose lì, in primavera quando la situazione migliora, allora sì, puoi fare quello. È la stessa cosa con i nostri servizi, se noi lasciamo per non avere la forza, lasciamo sparpagliato tutto, è chiaro che tutto attorno al paese, se io chiudo la posta di ossimo inferiore accorpando tutto ossimo superiore, giustamente qualcuno si incazza giù là e viceversa stessa cosa, le scuole idem. Se noi invece riusciamo a, senza perdere l'identità dei paesi, perché noi pensavamo da 20 anni, da 30 anni, da quando c'è anche il vecchio PRG, ricordi la prima versione, c'era tutta un'edificazione tra ossimo superiore e ossimo inferiore, anche sulle riviere del cimitero, per dire che era tutto edificabile. Per fondere i paesi, però l'unione fisica non è anche unione, diciamo, della gente, la diversità, le peculiarità dei due centri, la tradizione, quella rimarrà e deve rimanere, non è sbagliato che rimanga, no? L'importante è che non ci sia il contrasto, perché tu sei quello, perché io sono questo. Allora, mentre razionalizzare la cosa, inventarsi un centro servizi nel quale metterci tutto, l'idea è una cosa sulla c'è già il posto, c'è già tutto, scusa, sul quale metterci tutto, dal comune alla posta, alla banca, alla scuola, all'asilo. Adesso mi spareranno tutti, però capito, può essere un ragionamento, però devi fare la strada, cominciare perché no? Ma non perché vogliono fare preferenza di su o di giù, ma perché la mentalità della gente, perché sono gli ultimi a farla, certo. Però è una cosa fisica, sono i paesi in cui sogniamo, l'abbiamo trovato sulla nostra parte, i nostri figli. Se te la porterai, magari l'idea di portarli giù le scuole e avranno da dire quelli su, e li porti su una cosa da giù a su, stessa cosa. Allora a questo punto, come diceva, vai a Bologna, allora è diverso. Allora potrei sempre andare a Bologna. La porta no, ma sempre no, è una piccola cosa, lì. Le palestre, sono due palestre, una palestra, due campi, un campo, due poste, una posta. Poi per ultimo, due asili, un asilo. Poi per ultimo, siccome si parlava del Cerretto, tutte le amministrazioni parlano di questo Cerretto come la soluzione del comune. Voi in previsione di quest'area, cos'è che pensate per valorizzarla e per incentivarla? Sicuramente non come si è fatto fino adesso, perché si va, si taglia i rovi lungo la strada, l'anno dopo ci sono ancora e si è speso dei soldi. Cioè, quest'area com'è che va valorizzata al fine che comunque porti dei benefici per il paese? Io ho accennato prima che ci sono delle iniziative su questo, le stiamo valutando e poi ne parliamo. Sono delle cose molto interessanti secondo noi che poi possono, devono ragionarci un attimo, devono concretizzarsi un po' le cose. Figlio, devi dire qualcosa? Volevo dare un consiglio a Cristian, visto che deve andare alle poste, io le consiglierei di mandare, consiglierei di buttare tutta la colpa da solo. Perché la colpa è di quelle persone che mandano, cioè se mandano le persone incompetenti, eccetera, come è successo qui da sempre, che mi dicevano a me, no, ma certe operazioni andare altrove a farle, ossimo inferiore non è così, è esattamente l'opposto. Se uno ha la pressione, non riesce a portare la via,
no, mettila qua, investila, allora sì che la posta lenta. Finché ti dicono no, vattene, se non vieni mi fai un piacere, dicono. Cioè, dico, se mando la persona già per l'opera, non sanno già il computer, adesso fa almeno colpa vostra, ci sono state le persone che non sono mai. Qui sono sempre arrivati tutti gli scalpi. Sono sindaco o non sindacalista? No, aspetta, allora, sono sindaco o non sindacalista, nel senso che il problema in questo ufficio non è per flussi di cassa, per investimenti, per future migliorazioni, è solo che siamo in un posto sfigato per cui certi uffici dove magari risiedono alcuni parlamentari hanno cancellato e depennato quegli uffici lì a scapito di questi, perché si stupiscono quando vedono le nostre operazioni e del perché finisce così l'ufficio postale di Orsino Superiore. È solo un problema, no, è solo un problema, è un problema, è un problema, è un problema, è un problema. Non è vero, anche Breno sta finalizzando, quindi chiudo. Sì, però una questione secondo me di incasso, perché anche Breno è anche posizionato in una posizione come può essere l'arco centrale dove uno anche il pomeriggio ci va, a prossimo sarebbe sufficiente la mattina, non è una... Non è la sede opportuna, ma vi informo che di questo, 15 giorni fa con i responsabili dell'ufficio tecnico di Gibuti abbiamo avuto un incontro composta in cui stiamo stipulando una serie di convenzioni per cui i tributi direttamente ce li gestiscono loro, aumentano i flussi di cassa, il passaggio di il numero di conti, il passaggio di denaro liquido nelle mani di Poste, ci costa anche meno di quello che costa noi attualmente al servizio, giusto per potenziare gli uffici, dunque c'è tutta la volontà, solo che negli uffici centrali di Roma non stanno ragionando per i piccoli centri, ma sapete che su 4.000, su 11.000 uffici italiani ne vogliono chiudere 4.500 in tutta Italia, è quasi la metà, vuol dire che qua spariscono quasi tutti. Cioè, questa è la logica, ma perché? Perché loro dicono X investimenti, X flussi di cassa, X risparmi, e non gliene frega niente se loro non garantiscono più servizio in un paese come Lozio, Ossimo, Borno, non gliene frega niente. È questa la mentalità che sta passando, perché loro sono un SPA. Però prima di portarcelo via staremo attaccati con i denti. Non è la sera, ma tu hai tirato fuori l'argomento e trovato il consiglio fuori. Sicuramente comunque verranno utilizzati in questa Io nella progettualità volevo ricordare all'architetto di tenere presente il mondo della disabilità, ma anche nel discorso archeologico, recupero, cioè potrebbe esserci un buon ritorno anche anche per il turismo, anche per... Tra l'altro non è la sede, o meglio non è il momento, la sede è anche la sede, però Gabriella sta portando avanti dei progetti molto importanti con i disabili che ci stanno veramente dando una mano su tantissime cose. Adesso chi è arrivato prima ha visto che qua c'era un mucchio di pratiche e così. In 5 anni non è mai stato inserito nel registro della concessione edilizia una sola pratica, quindi adesso, come tante altre cose che sono rimaste indietro, stanno facendo questi ragazzi qua veramente un lavoro enorme di aiuto anche ai nostri uffici su tante piccole cose, e loro ne hanno un giovamento, nel senso li vedi veramente gratificati, soddisfatti, e secondo me hanno anche proprio lo spirito di sentirsi utili, sentirsi importanti. Questo qua è molto importante, ed è una delle cose che per esempio potremmo... Va bene, ok, ci riaggiorniamo alla prossima.